Oggi sono qui per fare il tutorial di questo modulino che può andare bene per gli orecchini. Ora, questo è andato un po' come è andato perché era il prototipo e infatti non è proprio perfetto. Però mi sono resa conto di non avere più pellet e quindi ho i pellet per fare un orecchino e basta. E allora ho pensato, senza stare a disfare e a rifare questo qui, faccio direttamente l'orecchino definitivo. Serviranno 11 pellet per ciascun orecchino e io avevo i pacchi da 20, quindi ho queste bellissime pellet color bronzo, però non le posso usare. Per fare una coppia di orecchini, quindi ci serviranno 22 pellet. Io sto usando questo colore che è Crystal Vitrae Light. Poi ci serviranno delle Super Duo, io ho scelto il colore bianco, delle 150 che abbiamo qui, delle daghe, una per ogni orecchino, se ci piacciono, e alla fine ago e filo. Ups, ho tirato su tutto. Va bene, ago e filo, questo è del Naimo, il mio filo, o Nimo. Un giorno o l'altro qualcuno mi può dire per piacere come si dice, perché vado in crisi, veramente. Bene, ora sistemo un attimo questa cosa che è tutta caduta e vi lascio al tutorial. Quindi, per cominciare, noi prendiamo una pellet e infiliamo il filo. Lo portiamo in fondo, quindi più in fondo possibile, facciamo così, tanto non cambia niente. Prendiamo sull'ago 4 Super Duo e rientriamo dal lato opposto della pellet, tenendoci magari qualche centimetro dietro per poter poi ripassare. Quindi diciamo che ci vuole una quantità di filo adatta a poter richiudere praticamente. Ok, adesso prendo altre 4 Super Duo e faccio il giro opposto, quindi mi infilo così dall'altro lato. Bene, questa è la situazione attuale. Adesso facciamo mezzo giro, quindi ci infiliamo nel foro inferiore delle Super Duo, quello più centrale, quindi, e passiamo attraverso tutte e quattro le prime Super Duo, quelle di un lato, insomma, poi scegliete voi quale. Quindi sono passata attraverso le prime quattro. Ora bisogna tirare bene da entrambi i lati. È una cosa un po' faticosa qui, riuscire a tirare bene. Ok, una volta tirato bene, prendo una Super Duo, mi infilo nella successiva, in tutte e quattro le successive in pratica, quindi quelle che avevo inserito dall'altro lato. Praticamente creiamo il fiore, no? Faccio la stessa cosa sopra, quindi prendo un'altra Super Duo quando arrivo alla fine delle ultime quattro e infilo di nuovo. Ok, la situazione attuale è questa e come vedete non è proprio fissa fissa fissa. Noi adesso facciamo ancora qualche giro con l'ago e filo e una volta che siamo tranquilli che la situazione si è stabilizzata, usciamo. Come sempre io vi ricordo che usando un filo di nylon trasparente, tipo il filo da pesca, non vedrete tutto quanto questo filo. Siamo arrivati quindi a creare questa piccola margheritina che, come vedrete, da un lato, nel caso delle mie pellet è molto più argentea e dall'altro lato, ops, è molto più trasparente. Sarà a noi scegliere che lato ci piace di più. Quindi sono uscita dal foro esterno di una delle Super Duo e ora infilo tra una Super Duo e l'altra una Super Duo semplicemente. Quindi una e avanti così. Due. Dimenticato di dire prima è che con questo capo del filo io ho fatto un nodino assieme all'altro capo, che è quello che sto infilando con l'ago, e per fissare il lavoro, infatti è venuto molto più teso, vedete, non si muove. E poi niente, adesso ho fatto anche un ripassino attraverso tutte le Super Duo perché mi piace fare così. A questo punto ci portiamo a uscire dal foro superiore di una delle Super Duo. Per farlo io inverto il giro questa volta. Quindi su. E a questo punto infilo
2 su per 2. E faccio così, infilo 2 su per 2 e ottengo questo. Al secondo infilo una pellet o una diabolo, se ce l'avete, è la stessa cosa. Ok, di nuovo 2 su per 2. Di nuovo una pellet. E vado avanti così fino alla fine del giro. Eccomi qua, ho finito il giro un'altra volta. Ora mi porto a uscire appunto da una pellet. Inserisco sul lago 315 0. Ed esco dal foro esterno di una delle super duo che vedo sporgere. Prendo una pellet e la inserisco tra le due super duo. Quindi inserisco altre 315 0 e mi infilo nella pellet. Ora dalla pellet 315 0 e mi inserisco nella prima delle due super duo. Una pellet tra le due super duo. Tra 15 0 nella pellet. Eccomi qua, si mette a fuoco, vi faccio vedere che ho finito il giro e la stellina si è praticamente formata in modo abbastanza evidente. Ora ci si può anche fermare se vi piace così. A me piace l'idea di fare comunque un giro attorno alle pellet, quindi vi porto a uscire da una delle super duo che stanno in punta praticamente. Infilo sul lago 7 15 0 e mi infilo nella successiva super duo. Vedete che si forma il cappellino attorno alla nostra pellet. Ora passo attraverso le 3 15 0 che ho qui. È arrivato un gatto, zitto, il gatto triste. Prendo altre 4 15 0 e passo sopra l'altra pellet qui, quindi esco dalle 15 0 e mi infilo nelle 15 0 che seguono, 4 quindi. Mi infilo anche nella super duo, prendo sul lago altre 7 15 0, mi infilo nella super duo che segue, c'è sempre attenzione che le perline passino sopra, mi infilo di nuovo. In pratica quindi il giro è abbastanza semplice. Uscendo da questa 15-0, infilo 4-15-0 e proseguo. Esco da questa super duo, infilo 7-15-0, passo di nuovo nella super duo in queste 3 e ne infilo 4 di nuovo e vado avanti così fino alla fine del giro in pratica. Come vedete ho finito il giro e l'orecchino potrebbe essere anche pronto così. A me piace molto, se devo essere sincera. E ho fatto le decorazioni appunto per coprire questi buchi, ma se voi avete altre idee per coprire i buchi o se i buchi non vi danno fastidio potete anche continuare così. Sarebbe opportuno ripassare attraverso qui per stringere un pochino, ma si può fare anche dopo senza problemi. Ora andiamo a fare l'anellino qua sopra per infilare la monachella, insomma. Per farlo è arrivato Yuki. Ciao, non esci. Per inserire il moschettone mi sono portata a uscire dalla quarta perlina delle 7 che ho infilato sopra. A questo punto ne infilo altre
7 e rientro nella stessa perlina. Formando in questo modo un cappietto. A questo punto rifaccio il giro attorno per assicurare un paio di volte questa cosa. Una volta assicurato qui, mi porterò semplicemente a scendere nella parte inferiore e mi porterò a uscire da questa perlina. Quindi ora io faccio il giro e mi riporto dall'altra parte. Come vi dicevo, mi porto a uscire dalla prima delle 15-0 che abbiamo qua giù in fondo. E adesso cominciamo a prepararci a inserire la daga, quindi inseriamo 3 15-0, una daga e 3 15-0 e ci infiliamo nell'ultima delle perline. Quindi così. Alla fine questa è la forma dell'orecchino completo, quindi sarà necessario ripassare ancora attraverso le daghe. Qui io farò un po' di giri attorno per evitarmi di perderla per la strada, perché forse è l'elemento più pesante. Dopodiché, se vogliamo, possiamo cominciare a fare la decorazione. La decorazione si effettuerà con dei biconi da 4 mm che io ho dimenticato di mettere tra i materiali. A questo punto mi porto a uscire da una delle pellet centrali e qui infilo sul lago 3-15-0, un bicono e 3-15-0. Ecco qua. E mi porto a entrare in un'altra delle pellet più centrali praticamente. Mi porto nella pellet che segue, solo nella pellet. E continuo il giro. Io ho fatto il giro, adesso per comodità mi porto a uscire dal bicono. Prendo sul lago 3 15 0, 1 2 e 3 e mi infilo in questa super duo, questa centrale, solo in quella, quindi, e tiro. Faccio di nuovo, vado avanti così, quindi uscendo dalla super duo, entrando nel bicono, altre 3 15 0, quindi dal bicono mi infilo nella super duo centrale, quella che sta sotto la pellet più vicina al centro. Sotto la pellet c'è la super duo e lì ci infiliamo. Prendo altre 3, 15-0, mi infilo nel bicono. Prendo altre 3, 15-0, mi infilo nella super duo qua. Ok. E vado avanti così. Così, quindi, come potete vedere, l'orecchino è terminato. Ora non resta che mettere una monachella sopra, che come vedete si è formato un bell'anellino. Sotto abbiamo messo la nostra daga. Come vi ho detto, questo è il retro e questo è quello che verrebbe fuori nel caso in cui non faceste la decorazione, che secondo me comunque è una cosa molto accettabile. Quindi niente, questo è tutto. Io vi saluto e ci vedremo al prossimo tutorial, che questa volta giuro che sarà qualcosa di diverso da un paio di orecchini. Penso infatti di fare uno dei due ciondoli che ho preparato e che continuo a rimandare, perché i ciondoli sono un po' più lunghi e io continuo a sentirmi abbastanza imbranata di fronte alla telecamera. Ringrazio tutti quelli che hanno messo like al canale, perché siete più di 70 e per me siete tantissimi. E
vi ringrazio tantissimo, grazie a tutti, quindi alla prossima, ciao!